nella scuola aperta, magari inizierà il 17, iniziare il 17, però quando le scuole aperte oltre 300 posti, ci sono state molte, molte. Poi abbiamo l'accordo quadro che è scaturito, che abbiamo fatto, che l'amministrazione ha fatto, bisogna lavorare la gestione di tutti i mobili all'Emilia sede istituzionale, dove ci sono 187.000 euro complessivi. Bisogna avere le buste, ci sono delle verifiche in corso perché sono stati chiesti documenti aggiuntivi a tutte le verifiche, anche se è stato offerto. Poi abbiamo il bando dei rifiuti di 26.000 euro, quindi molto importante, che verrà fatto appunto dall'Urrea. Il 14 ottobre il bando scadrà, quindi poi ci sarà l'apertura delle varie buste. Poi abbiamo il servizio di collaborazione tra di pasti agli alunni che sarà in gara il 19 ottobre, il servizio di trasporto agli alunni delle linee denominate Pemina Morta, Superba, Sant'Antonio, Corposalto, Cinteo, dove la gara si svolgerà il 29 settembre. Dopodiché abbiamo la gara del 5 ottobre della Palestra Verga, 500.000 euro, e della Caioli, 124.000. Siccome questi sono dei monti interi, c'è la comunicazione che prima dell'aggiornamento definitivo aspettare che la regione stipuli l'accordo con il Ministero dell'Istruzione, però dico questo, non solo ci hanno detto comunicato di non aggiudicarla definitivamente, di aspettare appunto che vi sia questa stipula tra la regione e il Ministero, ma è una pura comunicazione, quindi quando ci danno l'ok faremo l'aggiudicazione definitiva. Poi abbiamo anche altre la rimanente
prossimo tempo ci fornirà appunto, ci permetterà di formulare e formulare queste somme. Nell'eventualità in cui proprio non ci riusciremo, possiamo vedere le somme dalla viabilità, dal completo della viabilità urbana realizzando realizzazione dei partiti pubblici, quando questa somma che inizialmente era di circa 1,4 milioni, nel tempo è stata ridotta per altri interventi, quindi abbiamo di circa 450.000 euro, quindi sono rimasti 294.000, che a parere dell'amministrazione non sono sufficienti per realizzare quest'opera. E poi crediamo sinceramente che il ponte di Catania siamo pronti anche a prendere, così è una priorità, quindi l'abbiamo messa come priorità. Giusto o sbagliato che sia, è una scelta dell'amministrazione e quindi tale rimane. Per quanto riguarda il piano triennale, sostanzialmente abbiamo messo al primo posto tutta la riqualificazione di tutte le risorse che abbiamo per le scuole. Ho variato personalmente tre voci che riguardavano la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle scuole, perché secondo me, inspiegabilmente, vi erano come somme disponibili in 1.500.000 euro per ciascun'opera, in 1.450.000 opere che ad oggi, anzi anche da quelli che stavano, si possono fare anche con 60-70.000 euro, quindi vi erano delle cifre spropositate che abbiamo visto fare non avevano senso di esistere. Per quanto riguarda la protezione civile, noi appunto abbiamo i diritti, la progettazione del sempre prendere i codici perché anche perché il cimitero Thank you.
Grazie. Quasi una cosa che ho voluto fare
come possiamo vedere, si è abolita in 15 giorni, ci voleva anche. Ma dico, ripeto, sempre per lo spending review, la spending review, perché, ripeto, l'ufficio tecnico, oltretutto lo, la legge del 2011, la gestione circolare della Regione Sicilia, obbligava, diciamo, comuni ad abolire queste commissioni edilizie, la commissione ministeriale è una commissione edilizia, e dava direttive proprio specificatamente che l'ufficio tecnico è competente e quindi può anche l'ufficio stesso rilasciare le autorizzazioni, le concessioni di legge, scusate. Per quanto riguarda il cimitero, francamente io, senza voler essere, senza esagerare, almeno 3-4 persone giornalmente, che poi è una cosa affettiva, e quindi c'è stata gente che si muore anche il sindaco, venuta piangendo, da ben 4 anni ha perso i soldi e di risposte non ce ne sono state. L'amministrazione, anche per correttezza, si era praticamente prodigata in progetto di finanza, che a mio modo di parere, dal mio punto di vista, per proprio il fatto riguardo il cimitero, non so tanto volere, ma queste sono sempre scelte dell'amministrazione, poteva essere anche una buona idea. Fatto sta che il 4 giugno 2015, prima il 20 maggio 2015, torna la lettera del dirigente Lore, valutato che risponde alla ditta Mega SSRL, che era la ditta che aveva proposto questo progetto di finanza, risponde che valutati tutti gli atti al corredo del progetto di finanza in oggetto, ai sensi del comma 19 dell'articolo 153 del decreto legislativo 163 del 2006 e successive modifiche di integrazione, non si ritiene che la proposta presentata da questa ditta proponente di Mega SRL Tecnos Costruzioni SRL, così come la modificata e integrata, possa essere considerata di pubblico interesse. Con la presente si comunica pertanto la chiusura del procedimento, e questo il 20 maggio. Poi evidentemente l'amministrazione ha riproposto con dei cambiamenti un'altra soluzione, non ne hanno parlato insieme, questo io non lo so, però il 4 giugno 2015 viene una fotocopia della sempre inviata dal dirigente, anzi in questo caso dal dirigente firmata dal commissario Bellotto, perché già da allora c'era il commissario Bellotto, dove si dice che sempre non è di pubblico interesse, non ve la ritengo, e quindi si ha una chiusura del procedimento. Questa è una scelta della legge amministrazione, noi ci stiamo dilungando sul progetto che noi possediamo, che riteniamo, siccome pensiamo che bisogna dare delle risposte, perché a fare normali siamo molto bravi a parlare anche, e quindi lo mettiamo anche proposte, spero e credo che a breve possiamo mettere già in gara un progetto rimodulato secondo le possibilità dell'amministrazione, perché rispetto al progetto originale l'amministrazione non ha i fondi per poter assicurare il progetto, ma cadetti, posso dire che si può tranquillamente modulare e che il servizio ai cittadini sarà garantito in tutto e per tutto, quindi ognuno avrà il proprio luogo dove poter seppellire i propri cari. Questo è tutto. Se per lei non c'è problema, si è vino, ma non ci vuole. Come ho chiesto io questo quadro iniziale per poter avviare poi il riaggiornamento, non ho però colto dei riferimenti, perché non mi sono distratto io, una parte importante dei finanziamenti di 2 milioni di euro, premesso che comunque questa quantità di euro sono quelli che si possono riprogrammare, al di là di quello che lo ha fatto.
giugno con una lettera che io per ritardi questi fondi va. Noi dovevamo ottenere questi 420 mila euro in sindaco insieme ai capo del servizio operatore dell'architetto Fazio, del generatore, eccetera, ha chiesto che appunto venissero finanziati questi interventi, quelli che ho descritto poco fa. E è uscito il decreto proprio il 20 di luglio. Per tutti i beni del comune.
gli altri punti la felicità di deliberante con altro. Ora prima ho avuto l'impressione che non fosse un time, ora che si fa l'interrogazione per caso, non lo so, non sto capendo più nulla, perché se è una fase di discussione, l'amministrazione ha relazionato, scusa, non me ne voglio consigliere, però vorrei capire come ci dobbiamo regolare, perché replica contro replica, perché c'è uno che fa il suo intervento, l'amministrazione dovrebbe rispondere, perché ci siamo tutti richiamati alle norme e regolamenti, e allora teniamoci al regolamento. Si fanno gli interventi, l'amministrazione ha relazionato, chi vuole fare il suo intervento non fa la domanda all'amministrazione, non me ne voglio consigliere, ma non si può fare la domanda, perché sennò diventa o un question time o una forma di interrogazione. Oggi abbiamo detto che non si fanno mai interrogazioni. Religere questa diagnosi energetica delle due
individuale delle due scuole. Purtroppo nel 22 quando la richiesta di offerta tramite il MEPA, i fondi erano già finiti. Se avessimo avuto la diagnosi energetica degli edifici, avremmo avuto a costare 207.000 euro. Vi garantisco che quanto avremmo risparmiato sulle bollette dell'energia quando fornivamo energia su ben due scuole con gli impianti fotovoltaici. Oltretutto avevo preventivato anche il cambio della climatizzazione con delle pompe di calore in maniera tale da fare tutto elettrico, quindi anche per quanto riguardava il condizionamento noi potevamo risparmiare sia sul condizionamento che sul condizionamento e sulla bolletta, quindi conseguentemente dell'energia elettrica. Altra cosa che l'amministrazione deve fare è quella delle catastazioni, perché mi sembra credibile che un comune come Barcellona abbia, perché ormai per agire in banca la catastazione e le diarie energetiche sono fondamentali, quindi questa è un'altra cosa che è da sottolineare. Niente, l'altra domanda non so qual è, consigliere, l'altra domanda qual è?